Novembre, il mese dedicato alle anime del purgatorio. Ma non ci ricordiamo di loro solo nel mese di novembre, ma in tutti i giorni e in tutti i mesi dell'anno, perché loro hanno un infinito bisogno delle nostre preghiere. In diverse apparizioni, la Madonna a Medjugorje ci parla delle anime del purgatorio. Nei messaggi del mese di luglio del 1982 e nel gennaio del 1983, i veggenti di Medjugorje diedero le seguenti due testimonianze sul purgatorio. Ci sono molte anime in purgatorio, vi sono anche molte anime di consacrati, sia di sacerdoti come di religiosi e di religiose. Pregate per le loro intenzioni, almeno il credo e i sette pater, ave e gloria. Vi sono moltissime anime che sono in purgatorio da lunghissimo tempo, perché nessuno prega per loro. In purgatorio esistono diversi livelli. Il livello più profondo è vicino all'inferno, e quello più alto è in prossimità del paradiso. Non è in occasione della festa di ogni santi, ma a Natale che si libera dal purgatorio la maggior parte delle anime. In purgatorio vi sono anime che pregano Dio con grande fervore, ma per queste anime non prega sulla terra nessun parente ed amico. Dio permette che esse traggano vantaggio dalle preghiere altrui. Inoltre, Dio permette che essi si manifestino ai propri congiunti in modi diversi, per ricordare loro che il purgatorio esiste e che è necessario che essi preghino perché le anime possano avvicinarsi a Dio che è buono e giusto. La maggioranza delle persone va in purgatorio. Molte vanno all'inferno. E solo un numero relativamente piccolo va direttamente in paradiso. Poi, il 6 novembre del 1986, la Madonna diede al mondo il seguente messaggio tramite la veggente Maria Pavlovic. Cari figli, oggi desidero inviarvi a pregare ogni giorno per le anime del purgatorio. Ad ogni anima sono necessarie la preghiera e la grazia per giungere a Dio e all'amore di Dio. Con questo, anche voi, cari figli, riceverete nuovi intercessori che vi aiuteranno nella vita a capire che le cose della terra non sono importanti per voi, che solo il cielo è la meta a cui dovete tendere. Perciò, cari figli, pregate senza sosta, affinché possiate aiutare voi stessi e anche gli altri, ai quali le preghiere porteranno la gioia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. E nel gennaio del 1987, la veggente Mariana ricevette un lungo messaggio straordinario, in cui tra l'altro la Beata Vergine diceva: riservatevi il tempo per venire in chiesa da Dio, entrate nella casa di vostro Padre, riservatevi il tempo per andarvi insieme e insieme alla vostra famiglia chiedete grazie a Dio, ricordatevi dei vostri morti, date loro gioia con la celebrazione della Santa Messa. In questi messaggi la madre ci esorta a pregare molto di più per le anime dei nostri parenti, dei nostri amici, ma soprattutto per le anime più abbandonate, per le quali non prega mai nessuno. Allora questo mese di novembre dedichiamo molto più tempo a queste anime del purgatorio. Ma finito il mese di novembre non ce ne dimentichiamo, perché loro hanno bisogno delle nostre preghiere e loro
intercedono davanti a Dio per noi. Facciamoli arrivare tutti in paradiso e svuotiamo il purgatorio. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Vi aspetto al prossimo video. Un caro saluto dal vostro incensiere d'oro.